prima di tutto e innanzitutto un buon giorno a tutti voi, una buona domenica. A cosa serve la domenica? Sono domande importanti, purtroppo molta gente ormai le domeniche le spende nei supermercati. La domenica è un giorno, guardate, fondamentale per riposare, 6 giorni per lavorare, un giorno per riposare e dedicare a Lui e dedicare alle relazioni umane, a creare comunità. Questo è lo scopo della domenica e davvero è bello che abbiamo trovato un attimo oggi da dedicare al Signore e da dedicare poi quando usciamo da qui a creare comunità e prima di tutto comunità nelle nostre famiglie, dove è così difficile avere relazioni umane, su cui Arturo insiste così tanto. Quindi un grazie davvero perché abbiamo messo questa giornata a disposizione del Signore. Abbiamo ascoltato questa parola molto bella. Io non sapevo neanche che dovevo parlare perché ero venuto per celebrare con Arturo. Volevo soltanto ritornare un attimo su questa parola e poi così condividendo alcune cose. Quello che mi ha fatto più impressione ascoltando questa parola questa mattina è il Salmo che abbiamo ascoltato, il 94. Oh, se ascoltaste oggi la sua voce, con quell'invito, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. A me tocca molto questo, non indurite il vostro cuore. Forse è proprio quello che, di cui abbiamo più bisogno, abbiamo un cuore duro come il sasso. Ed ecco perché abbiamo bisogno di ascoltare questa voce tenera di questo Dio che ci vuol bene. Paolo in questa straordinaria lettera ai Romani, me la sto facendo in questo periodo con un gruppo di preti, ma è davvero questo il cuore di quello che Paolo ci sta dicendo, che la voce di questo Dio è un Dio che ci ama ed è stato capace di amarci quando noi lo odiavamo. È un Dio che davvero ci ha donato Gesù e Lui ha donato la sua vita per noi, quando noi eravamo ancora peccatori. E questa voce di Dio, che per me è fondamentale, ma di un Dio buono, un mistero che ci circonda. Ecco, ed è davanti a questa parola per me che io vorrei che riflettessimo un attimo. Ma perché noi, soprattutto noi in Occidente, abbiamo indurito il nostro cuore? Perché non riusciamo più ad ascoltare questa voce di un Dio tenero, compassionevole, che ci vuol bene? Che domanda che noi diventiamo teneri e compassionevoli gli uni con gli altri. E questo è il cuore di tutto. Invece ci stiamo indurendo il cuore? Non vogliamo cambiare. Io vengo da Napoli e guardare, arrivare qui nelle vostre città e passare dal rione Sanità e venire qui sembra di passare in un altro mondo. Non è soltanto, io sono vissuto a Corococcio per 12 anni, lì era la miseria totale, ma altrettanto si passa da un'Italia a un'altra Italia. Da una situazione davvero di sofferenza a un'altra, ma è la stessa cosa anche a Napoli, dove avete 2 città che non si vogliono incontrare. Ecco, il mio appello come missionario oggi è ascoltiamo la voce del Signore.
che ci cambi il cuore, che ci dia il cuore capace di amare. È fondamentale questo. Il secondo aspetto, quello che ci viene dal Vangelo di Giovanni di oggi, con Arturo accennato, con questa donna, questo incontro fra due mondi, il mondo ebraico e il mondo dei samaritani. Il samaritano era il disprezzo totale, con questo Gesù che sul pozzo dice a questa donna: dammi da bere. Questa mano tesa, dammi da bere. E la donna, e Gesù che va avanti a: ma quel dammi da bere. Guardate, ne abbiamo di bisogno di questa invocazione, di questa rottura di schemi. Viviamo dentro barriere. Può essere il nord e il sud Italia, può essere il nord e il sud del mondo. Dio, Paolo direbbe, ci ha giustificati per fede, ci ha messi in comunità dove dovremmo sperimentare la tenerezza di Dio che ci cambia il cuore e ci rende anche noi teneri, gli uni verso gli altri, lavorando per un mondo che sia altro da quello che abbiamo fra le mani. Gesù aveva sete, sete di questa donna, ma sete soprattutto di qualcosa d'altro. Notate come l'acqua nel Vangelo di Giovanni è il tema fondamentale, dove su quella croce sarà quell'acqua che scorga dal fianco di Gesù, che è il dono dello Spirito e la parola. E quel capitolo settimo, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Che cos'è? È la parola è il Vangelo, è la parola che Gesù ci ha annunciato, è il suo sogno, è la ritraduzione delle comunità giovanne di quello che gli altri Vangeli chiamano il regno di Dio. È la stessa cosa. Dammi da bere. Penso che Gesù è qui questa mattina per dire a ognuno di noi: dammi da bere. Abbiamo bisogno, noi che siamo ormai pieni di robe, pieni di concetti, abbiamo bisogno proprio di sentircelo dire da Gesù: dammi da bere. Cos'è che vuole? Un mondo altro, Gesù. Non è concepibile che viviamo in un mondo dove pochi hanno tutto. 85 uomini più ricchi hanno l'equivalente di 3 miliardi e mezzo di persone. È l'assurdo. E che per continuare a vivere come viviamo, il 10% della popolazione mondiale, che si pappa il 90% di quello che produciamo, abbiamo bisogno di armi potentissime per difendere il nostro stile di vita. E che tutto questo stia ormai pesando enormemente sull'ecosistema, tanto che ci sta assaltando tutto. Non è questo il piano di Dio. Dio ci vuole felici. Dammi da bere. Forse questa domanda che spacca tra ebrei e samaritani deve spaccare il nord del mondo dal sud del mondo, l'est all'ovest, il sud Italia siamo fratelli, figli di un unico padre che ci vuole un bene immenso, ma vuole che viviamo in pienezza la nostra vita. Per cui davvero, venendo io a Napoli, e ve lo dico sinceramente, sento di essere in missione. No, forse ancora più duro di Coroccio, perché la stratificazione, sono secoli di stratificazione in cui la gente si era assegnata che non c'è nulla da fare, nulla cambia. Invece tutto può cambiare, il Vangelo può davvero toccare il cuore delle persone, farle sognare che qualcosa d'altro è in vista. E in questo senso vi prego, ricordateci, davvero, guardate, non è facile anche vivere al sud, camminare dentro queste situazioni dove sembra che non ci sia nulla da fare, ma bisogna cambiare. Guardate questo invito di davvero, questo dammi da bere, questa aver sete, quella sete immensa con cui Gesù muore su quella croce. In Giovanni dice: ho sete. Aveva certamente sete, ma c'era un'altra sete. La sete di vedere qualcosa d'altro,
un altro mondo. Ecco la passione che ha animato Gesù e che deve animare noi oggi. Ecco un po' l'invito, direi, in questa Quaresima. E il Papa ce l'ha ricordato in continuità. Stiamo attenti a non fare semplicemente cerimonie, riti, preghiere, adorazioni che non hanno nulla a che fare con la realtà. Questo è l'importante di congiungere la fede con la vita. Noi purtroppo abbiamo spesso le nostre chiese, siamo qui in tanti oggi, quando usciamo la nostra vita vive in un'altra dimensione da quella che il Signore ci chiede. Ed ecco, in questo spirito sono contento di invitare tutti voi il 25 di aprile. Riprenderemo le arene di pace quest'anno. Il giorno della liberazione sarà il giorno di impegno. Le antiche arene degli anni 80 e 90 che sono state sospese riprenderanno come arene di pace e di disarmo. È importante che il Dio è il Dio della pace, il Dio che vuole che ci amiamo, non che ci armiamo per difendere i nostri stili di vita. Vuole un altro mondo. Noi dobbiamo uscire anche come credenti e impegnarci a costruirlo, questo mondo altro. Tocca a noi. Ecco la sete che Gesù ha. Dammi da bere a quella donna, quella samaritana. Lo chiede a tutti noi oggi. Dammi da bere. E davvero lo ristoreremo questo Gesù se gli daremo quell'acqua fresca, quella sua parola, realizzandola nella nostra vita quotidiana e nella nostra vita sociale. E in questo senso davvero che abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. E il gesto che ho proposto, quello dell'acqua, che trovate lì, che passerà, la benediremo adesso, poi passerà e ognuno, se vuole segnatevi, vedete un po' come fare, ma è importante toccatela quell'acqua. Quella roccia è il testo del capitolo 1, dammi da bere, ma poi l'acqua che scorre dalla roccia, difendiamola quest'acqua. È il bene supremo che abbiamo, non è più il petrolio, è finito. Se ci mettono le mani su quest'acqua è finita, difendiamola. Notate come la parola del Signore di oggi ci porta poi alla concretezza, alla praticità. Per cui chiediamo davvero al Signore forza per poter realizzare questo suo sogno di un mondo alto. In questo spirito lo benediciamo, poi come il cielo gira, così anche l'acqua girerà e ognuno si segnerà e chiederà al Signore forza per realizzare questo suo sogno.